e poi tanto Brescia, come dicevo, ma anche tanta Serie A. Se, Lazio, insomma, che lo dici a fa quella parola? Seconda maschera, non vedo da qui il personaggio, ma signore e signori, Eugenio. Juventus, Palermo, Chievo, qualcuno a un certo punto diceva qui a Brescia che era finito e lui andò a giocare in nazionale, pensate un po', la lungimiranza di qualche dirigente. Terza maschera che si toglie, Antonio Filippini. Anche per lui Voluntas ha significato molto all'inizio della sua carriera e non solo. Quarta maschera, nonostante la barba, Piovanelli! Quinta maschera che si toglie, Paolo Ziliani! Ricordo Regina, vabbè, tante altre squadre, ma soprattutto sempre nel cuore di Brescia. Sesta maschera che si toglie, gioca ancora! Andiamo avanti, la settima maschera, lo riconoscete? Un nome importante perché... Varesi! Varesi che esordì nel Brescia e poi sempre è alto l'onore della Voluntas e delle sue tradizioni, così come ha fatto peraltro gli altri atleti. Andiamo avanti, dopo Varesi che c'è? Alla fede! Mio amico Alberti, eccolo qui! Che sono qui, andiamo avanti con Tassi, uno degli ultimi gioielli usciti dalla cucina Voluntas l'anno scorso, ricordo, alla Feralpi, quest'anno al Vicenza, dico bene? E infine, dulcis in fondo, forse l'ultimissimo, uno degli ultimi a esordire con la maglia del Brescia dopo aver indossato la casacca della Voluntas, signore e signori, Stefano Minelli, portiere del Brescia. Bravo! Allora, sono i campioni che ci hanno onorato della propria presenza. Ce n'è un altro, il più atteso, forse anche senza offesa naturalmente per la carriera di questi signori, che è stata comunque una carriera di tutti di altissimo livello. Ce n'è un altro